benvenuti ai nostri relatori. Con Carlo Pennisi coordiniamo questo gruppo tematico Valutazione dell'Università e della Ricerca all'interno dell'Associazione Italiana di Valutazione e ci prendiamo, diciamo, questo compito di organizzare almeno a ogni congresso AIVE una tavola rotonda per cercare di attivare scambi, dibattiti e nuove idee, diciamo, in relazione appunto agli aspetti più critici di valutazione di università di ricerca. Quest'anno lo abbiamo fatto con una domanda, rispetto al Covid, la capacità di questa pandemia da Covid-19 di creare diciamo, punto di non ritorno, proprio come dice il titolo, cioè di creare qualcosa di distruttivo rispetto al precedente, oppure semplicemente essere stato, questo della pandemia, un momento magari difficile e doloroso, ma che poi, finito il quale, le cose proseguono esattamente come erano prima. I relatori, gli speaker, diciamo, di questa tavola rotonda sono Maria Carmela Gori dell'Università di Napoli Federico II, Francesco Ramella dell'Università degli Studi di Torino, Flaminio Squazzoni della Statale di Milano, Andrea Vargiu dell'Università di Sassari e Giancarlo Vecchi del Politecnico di Milano. Vedete che abbiamo Carlo è dell'Università di Catania, io addirittura sono il CNR di Roma, quindi siamo riusciti a fare un mélange di persone diverse dal punto di vista non solo del genere, ma anche dell'appartenenza istituzionale e della localizzazione territoriale. Spero che questo riesca a arricchire i punti di vista che vengono presentati. Io darei l'organizzazione della tavola rotonda, come ci dicevamo, prevede dopo l'introduzione di Carlo, un primo giro di commenti da parte dei relatori di una decina di minuti, ciascuno prendendo spunto da quello che ha detto, da quello che ha detto Carlo, ma anche invece evidenziando punti nuovi e diversi che possano risultare alla sua sensibilità particolarmente rilevanti, e poi prenderemo delle domande dal pubblico se ce ne sono, e se no andremo avanti con un secondo giro di 5 minuti ciascuno su alcuni spunti che io potrei eventualmente segnalare come particolarmente rilevanti. Ce ne sono almeno due che mi interessano molto. Flaminio ci ha anticipato che purtroppo dovrà lasciarci in anticipo per ragioni legate appunto all'insegnamento accademico, compito primario e assolutamente imprescindibile, quindi più che giustificato, però siamo molto contenti di averlo comunque nella tavola rotonda. Io non prenderei altro tempo e lascerei a Carlo la parola. In linea con una attenzione che l'associazione ha avuto fin dalla sua istituzione, dall'esperienza della VTR all'esperienza di Campus One, all'esperienza del Comitato Nazionale della Valutazione Universitaria, abbiamo messo insieme tutta una serie di materiali metodologici, tecnici, teorici, che forse potrebbe essere utile, come dire, collazionare insieme proprio per interrogarci sull'impatto o mancato impatto di queste riflessioni e dell'associazione stessa sui processi reali poi della valutazione. L'incontro di oggi si vuole interrogare per capire se e come la valutazione possa o meno essere uno strumento di supporto ai cambiamenti che sta producendo la risposta al Covid in ambito universitario. Certamente, queste risposte sono ancora in corso, sono e sono state molto differenziate e continueranno a cambiare. Ma è un dato di esperienza che ciascuno di noi ha potuto, vivere, che gli strumenti, per esempio, del controllo di gestione, i piani strategici degli Atenei, i piani triennali di programmazione, i piani annuali di adeguamento, hanno proceduto in modo relativamente indipendente dai cambiamenti che si stavano generando nei processi di cui trattavano. Come se piani e programmi avessero potuto proiettare nel medio e lungo termine quanto avevano già programmato in fase pre-pandemica.
nella stessa maniera gli strumenti della valutazione della ricerca e dell'accreditamento, PQR, SUA, processi di accreditamento, visite di accreditamento, sono andati avanti da remoto, ma con procedure, obiettivi e contenuti prepandemici che hanno finito per rendere ancora più evidente il carattere spesso ritualistico, retorico e, ove serve, opportunistico, per esempio le simulazioni degli Atenei per la selezione dei prodotti PQR, dell'uso di questi strumenti. Si è reso così ancora più evidente che il loro obiettivo reale, quello che orienta poi le condotte degli attori e delle organizzazioni, non è più, se lo è mai stato, il miglioramento dei processi di cui trattano questi strumenti, ma la quota di premialità a cui dà accesso, il raggiungimento di un valore predefinito di cui nessuno si è assunta la responsabilità. Adesso, questo è il senso della riflessione di oggi. Il ruolo della valutazione nella transizione Covid si gioca in primo luogo, secondo noi, a partire dalla condivisione delle debolezze della fase pandemica, della fase pre-pandemica, delle debolezze della valutazione nella fase pre-pandemica. Queste debolezze, infatti, hanno permesso che i diversi marchi ingegni continuassero a girare come se intorno, dentro e fuori gli Atenei non stesse collassando quasi tutto. Era un sistema che agganciava così poco i processi reali che quando questi sono collassati ha potuto continuare, accentuando la propria ritualità. Ma non era un, sistema indifferente ai processi reali, perché è stato usato per redistribuire risorse finanziarie, di personale docente, di personale non docente, largamente decrescenti queste risorse, ma in un modo che si è riflesso poi nelle risposte che si sono potute, costruire alla pandemia. Si ripropone adesso così il problema degli strumenti usati in questi processi di, monitoraggio e valutazione. Ma soprattutto dal nostro punto di vista si ripropone la drammatica autonomia che in questi anni si è costruita tra il loro funzionamento, i loro risultati da una parte e gli usi che di essi vengono fatti ai diversi livelli dell'amministrazione universitaria, dagli Atenei, dai dipartimenti, dallo stesso personale docente e non docente, dall'altra. Per queste ragioni, i passaggi che gli Atenei stanno affrontando per contenere il calo degli iscritti, per riorganizzare la didattica, per ripensare i dottorati, sulla gestione, sull'organizzazione della ricerca, per non disperdere le opportunità offerte dal flusso finanziario del Recovery Fund e dei vari piani di sostegno alla sua attuazione, hanno seriamente la necessità di valutazione, ma quella che discende da una programmazione realistica, quella dalla quale si riesce ad imparare e migliorare. Quindi abbiamo pensato che sia il caso di riflettere sul fatto che forse ci sia bisogno di una valutazione abbastanza diversa da quella attuale, e soprattutto di un'assunzione di responsabilità a tutti i livelli sui suoi usi. È per questo che mi sento innanzitutto di ringraziare chi ha accettato di partecipare a questo incontro, che al di là della sua, come dire, popolarità, può dare strumenti per affrontare in modo diffuso, anche se non popolare, questo genere di alternative che ci troviamo davanti. Grazie. Dare la parola allora a Flaminio, prima di tutto. Flaminio Squazzoni, come dicevo, professore di Università Statale di Milano. Grazie Emanuela, grazie dell'introduzione, interessante. Diciamo che sono stato coinvolto in uno studio che stiamo pubblicando con una delle più prestigiose, anche più grosse case editrici, che è Elsevier,
sull'effetto, l'impatto della pandemia sulla, sulla produttività dei, degli accademici, dei ricercatori. E il paper credo sarà pubblicato entro qualche giorno, c'è già una versione preprint, che magari vi faccio vedere un attimo. E i dati sono abbastanza impressionanti, nel senso che abbiamo avuto un accesso a una base dati di tutte le riviste Elsevier, più di 2300. Dal 2018 al 2020 stiamo continuando a raccogliere dati anche sulle fasi successive. E abbiamo stimato le pubblicazioni attese, controllando per la seasonality, cioè controllando quindi per gli stessi periodi, mesi da febbraio, marzo 2020 e negli anni precedenti, per circa 6 milioni di ricercatori inclusi nel dataset di Elsevier come autori. Abbiamo stimato il genere di ciascuno attraverso tecniche di data mining legate ai nomi. Abbiamo ricostruito la seniority di questi 6 milioni rotti di scienziati intrecciando i dati, delle riviste con i dati Scopus, con i record di ciascuno. Abbiamo chiaramente controllato per la filiazione accademica e per altri fattori. In sostanza, tutto a dire che da febbraio al maggio 2020 c'è stata una crescita del numero di submission media del 30% in tutti i field, inclusi social science e humanities, con picchi di più del 60% di submission a rivista Elsevier nel campo della health medicine, quindi nel campo più legato al Covid. Quindi la pandemia ha generato un'opportunità enorme di ricerca, di pubblicazioni, eccetera. Se andiamo a controllare per genere e per seniority, vediamo che c'è stata una crescita attesa del numero di submission generalizzata, particolarmente in health and medicine, come potete vederla qui, ma le donne hanno sfruttato meno le opportunità degli uomini. Gli uomini hanno sottomesso molto più di quanto non abbiano sottomesso le donne. E soprattutto, se vedete queste due coorti, che sono quelle che abbiamo stimato essere questi, i ricercatori e le ricercatrici più giovani, questo, i ricercatori e le ricercatrici più senior, sembra che l'effetto di perdita netta e di penalties, di penalizzazione da parte delle donne sia molto più pronunciata nei primi decenni di carriera. Quindi tipicamente queste colleghe sono colleghe che non hanno o sono a cavallo della tenure track, e quindi sono colleghe che sono sul mercato del lavoro, quindi sono in una competizione per le posizioni. Quindi a dire che, tra l'altro, gli ultimi dati che abbiamo adesso, che abbiamo, stiamo lavorando sui dati dal maggio 2020 a sostanzialmente il maggio 2021, quindi molto più vicini, mostrano tra l'altro che c'è stato un declino del numero di submission comparate alla pre-pandemia. Cioè a dire che qui c'è stata una reazione forte e con probabilmente molti paper sono stati commentary, sono stati editorial, eccetera. La chiusura dei laboratori, la chiusura delle università, la vediamo nell'ondata successiva. Cioè adesso noi vediamo la penalità di questo periodo. Prima abbiamo visto le opportunità, adesso vediamo le penalità. C'è una diminuzione costante del numero di sottomissioni nel periodo autunno-inverno 2020 fino ad ora, rispetto alla pre-pandemia. Quindi diciamo che la pandemia ha avuto un impatto pesante, soprattutto probabilmente, adesso stiamo andando a vedere, le politiche di chiusura dei laboratori hanno penalizzato particolarmente alcuni settori, e non solo dei laboratori, ma come voi sapete, chiunque fa field ricerca in campo, anche e soprattutto di tipo sociologico e scienze sociali, in campo non è più andato per... Qualcuno se gente come me che fa ricerca in laboratorio, magari si fanno gli esperimenti online, gente che deve fare data collection nel field, in contesti organizzativi o in comunità, diciamo che è stato penalizzato. Quindi diciamo che la pandemia ha introdotto tutto a dire che la pandemia ha prodotto una distorsione pesante. Infatti in questo paper poi discutiamo anche, ci connettiamo a qualche precedente discussione circa le misure che dovrebbero essere introdotte in termini di valutazione per scontare tale distorsione. È attivo dibattito anche su riviste generaliste come Science, Nature, su cosa si dovrebbe fare, e in effetti la questione sulla valutazione è quella che probabilmente la pandemia ci indurrà a arricchire
i processi di valutazione sia a livello di performance individuale sia a livello di appunto performance aggregata a livello di dipartimenti, facoltà e istituti, cercando di adottare chiaramente dei criteri multidimensionali. E per esempio il National Institute di Canada, che è stato un po' spesso citato in quest'ultimo annetto, ha già reagito per esempio alla previsione che la chiusura dei laboratori e in sostanza il drenaggio di risorse dalla ricerca medica normale a sostanzialmente la ricerca del Covid, e quindi anche c'è stato uno spostamento di risorse anche in buona parte degli ospedali dalla ricerca tradizionale, dei campi tradizionali, compreso anche biologia molecolare, ricerca sul cancro, eccetera, alle ricerche legate al Covid. Quindi c'è stata proprio una distorsione anche interno nel modo in cui gli ospedali e le università hanno gestito i fondi interni, oltre a una distorsione pesante della ricerca extramurale, cioè tutti i fondi che sono arrivati anche alla ricerca degli ospedali in prestigiose università americane sono arrivati per ricerca sul Covid, non sono arrivati per ricerca sul cancro o per altri. Qui c'è stata una pesante penalizzazione. E allora alcuni istituti, soprattutto in Canada e negli Stati Uniti, hanno iniziato a, nel dover valutare job application o anche allocazione di fondi di ricerca, a aggiungere una informazione legata a chi, sia per gli applicant, per le job position, che per chi applica per un fondo di ricerca, c'è una componente in cui il soggetto viene data la possibilità di spiegare qual è stata la sua situazione durante il Covid, spiegare la forma di penalità o addirittura invece di vantaggio che il soggetto avrebbe goduto a causa della pandemia. E i comitati di evaluation sono stati è stato chiesto a questi comitati di considerare sostanzialmente questo tipo di informazione prima di decidere su job application o su fondi di ricerca. Quindi in realtà voi sapete che c'è una discussione molto a livello internazionale molto molto su dal Leiden Manifesto pubblicato su Nature anni fa da questi colleghi olandesi. C'è stato un richiamo alla brutalità delle singole misure, cioè quindi dall'utilizzo abbastanza grossolano di indicatori quantitativi e bibliometrici per valutare produttività sia individuale che aggregata. E questo Leiden Manifesto, diciamo che ha chiamato all'idea di sviluppare criteri multidimensionali e sempre più vicini alla decisione da prendere e la valutazione da fare. Mi sembra che la reazione da parte di molti di quelli che fanno valutazione e partecipano al dibattito internazionale sia appunto quella che la pandemia probabilmente potrà aiutarci a andare in quella direzione di ragionare su dei criteri multidimensionali e che appunto scontino tale distorsione. Vi è da dire che non torneremo più alla fase pre-pandemia per una anche un'altra motivazione, io credo, che è il sociologo che parla, nel senso che mi pare che la pandemia ci abbia reso evidente il fatto che la interconnessione globale dei nostri corpi, delle nostre economie, delle nostre società, implichi il fatto che tale la complessità nella trasmissione di informazione, nell'interdipendenza ormai globale che abbiamo, e la pandemia ci ha dimostrato che è un'interdipendenza anche biologica, non solo sociale, tecnologica o economica, farà sì che noi saremo sempre più sottoposti a eventi critici di natura globale. Oggi è stata la pandemia, domani sono gli eventi climatici, un domani sarà una crisi, l'ennesima crisi finanziaria, e la trasmissione ormai globale delle informazioni ci implica il fatto che a un certo punto sarà dura prevedere dove sarà il punto di caduta di tale impatto. Oggi sappiamo che l'impatto della pandemia, per esempio, ha favorito la ricerca medica italiana. Tutti i dati che sull'impatto della pandemia ci dicono che si possono seguire sostanzialmente i pazienti zero e gli ospedali coinvolti, per vedere, cioè da Wuhan in Cina agli ospedali di Milano e di Brescia nella prima ondata, andate già a vedere qualitativamente la crescita delle pubblicazioni di tali ospedali sono linearmente correlati a, appunto, la presenza di pazienti col Covid in pronto soccorso, in terapia intensiva. E oggi è stata così, oggi è stato il punto è stato lì. È dura chiaramente stimare dove sarà il punto l'impatto di un evento climatico sulla ricerca in termini di gestione dei disastri, eccetera. Però voglio dire, non sappiamo prevedere quello, ma credo che potrebbe essere ragionevole pensare che ce ne saranno. E quindi questa non sarà più, cioè questi eventi estremi saranno sostanzialmente la nostra normalità, e quindi temo che non si tornerà più indietro, appunto. Ci dovrà essere una scienza dei disastri globali, insomma, delle sfide globali. E quindi credo che la pandemia non ci farà più tornare indietro. E quindi sono d'accordo
anche con chi mi ha preceduto sul fatto che questo, il ridefinire i processi di valutazione, le modalità attraverso cui valutiamo la produttività della ricerca e allochiamo le risorse, dovrà sempre più scontare meccanismi distorsivi profondi. Ora, vedo due, poi chiudo, vedo due linee, no? Due, che magari in maniera possono anche essere chiamate due retoriche, in termini soprattutto di utilizzo nel dibattito pubblico. Uno è quello che direi è la retorica della giustizia riparatrice, che un po' ci indurrebbe ad andarci anche i dati che ho mostrato io sulle penalties. Cioè l'idea di dire che insomma a un certo punto la valutazione dovrà soprattutto recupero, cioè dovrà cercare di capire come recuperare le distorsioni dovute al caso. Cioè, è il caso che sostanzialmente al Sacco di Milano il nostro amico Galli abbia avuto grandissimi dati e per la prima volta la sua vita l'ha pubblicato su Science nel 2020. Così, insomma, domani ce ne saranno altri. E quindi capire sostanzialmente quali sono i profili sia in termini di ricercatori singoli che in termini di istituti che sono stati penalizzati. O penalizzati oppure non hanno potuto sfruttare l'opportunità, come nel caso appunto della pandemia. E quindi agire su forme appunto di giustizia riparatrice che devono partire anche dall'adozione di metodologie intelligenti e di valutazione. Dall'altro c'è l'altra retorica, insomma, no? Quella che è la retorica della meritocrazia imprenditoriale. Cioè, in fondo, anche, è vero, c'è il caso, il paziente zero parte da lì e lì c'è un'opportunità, però c'è anche la capacità degli attori di ridefinire, di sfruttare queste opportunità. Non è detto che la stessa opportunità caduta per altri meccanismi casuali in un altro luogo, presso altre istituzioni, presso altri gruppi di ricerca, avrebbe di per sé generato un vantaggio per tali gruppi. E quindi questa è la retorica della meritocrazia, dell'imprenditorialità. Insomma, diciamo che mi pare che tra questi due sono, secondo me, due polarità, no? In cui dobbiamo ragionare su come ridisegnare dei meccanismi di valutazione che intelligentemente trovino un punto all'interno di questa polarità e che questo punto sia movibile, cioè non sia un punto fisso, non sia una scelta draconiana sul merito assoluto delle capacità degli organi, degli attori e delle organizzazioni di sfruttare opportunità, di finire su Science perché hanno i dati sui pazienti, per esempio, e dall'altra quella appunto di non finire nella retorica dall'altro lato di concepire che di per sé sostanzialmente queste distorsioni devono agire a ridisegnare esclusivamente, cioè ci sia una valutazione che è esclusivamente ispirata all'olivettiana giustizia riparatrice. Questo più o meno quello che certamente chiudo davvero, scusate se magari sto. Certamente il problema secondo me della valutazione è quello del benchmark, cioè la valutazione in Italia è stata fatta in un senso una riflessione accurata sul tipo di benchmark da utilizzare e secondo Vulnus, secondo me, senza il coinvolgimento diretto degli attori stessi. Cioè, allora, per valutare nelle organizzazioni volute, la valutazione sta nel chiedere al soggetto di fissare degli obiettivi, chiedere al soggetto quindi di fare un commitment sugli obiettivi che si vuole porre, avere appunto la capacità che l'obiettivo non è semplicemente la massimizzazione di un indicatore, ma è soprattutto nella ricerca universitaria, abbiamo, come ricordava Emanuela, anche altri driver importanti, io devo andare anche a insegnare agli studenti, non devo solo incrementare il mio H-index, e magari devo fare anche tante altre cose perché la mia missione mi chiede, e quindi non coinvolgere gli attori nel fissare gli obiettivi è bastonare un cavallo senza neanche avergli dato l'acqua, insomma. Io sono ottimista, chi mi conosce lo sa, di natura, credo che la pandemia ci indurrà a ragionare su questo, ci farà sicuramente migliorare gli strumenti di valutazione, ci farà essere più accurati e forse anche, io vedo queste bellissime cose che fanno questi data visualization, la data science, l'artificial intelligence, per esempio nel definire i benchmark, gli obiettivi, oggi avremo sempre più a disposizione delle tecnologie di aggregazione delle informazioni digitali davvero molto elaborate che ci aiuteranno a capire la posizione di ciascuno di noi dentro una comunità e ci aiuterà forse anche a posizionarci e ci aiuterà a fissare anche gli obiettivi. E questo è un po' quello che... Vabbè, ho preso troppo tempo, scusate. No, direi assolutamente no, che non hai preso troppo tempo. Flaminio, è molto interessante le cose che hai detto. Non saprei veramente dare la priorità a nessuna, perché sono tutte molto interconnesse, estremamente rilevanti. Quest'ultima del benchmark credo che sia stata
sottolineata diverse volte all'interno del nostro gruppo tematico come fondamentale anche per il recupero di alcuni ritardi territoriali che esistono in questo paese, di alcune differenze profonde fra atenei che non sono più sopportabili. Ne riparliamo, se è possibile, riprenderemo questo argomento nel corso della discussione. Io adesso proseguirei con il giro di tavolo dando la parola a Francesco Ranella. Sulla didattica fatta da noi accademici durante il periodo della maggiore emergenza, abbiamo intervistato oltre quasi 4.500 accademici. Non vi racconto questo pezzo di ricerca, però anche la mia sensazione è che la pandemia abbia messo a nudo sia fattori, a mio avviso, un po' inaspettati anche nel dibattito pubblico, di forza, di resilienza, di capacità di reazione dell'università italiana, ma anche, un po' l'ha accennato Carlo Pennisi, alcuni elementi di clamorosa fragilità e soprattutto quello che Carlo ha chiamato alcuni aspetti davvero formalistici, burocratici, ritualistici della valutazione. Quindi da questo punto di vista la pandemia offre uno stimolo, ha offerto uno stimolo per fare rafforzare alcune riflessioni critiche sui processi valutativi dell'università. Finita questa premessa, lasciatemi dire un'altra cosa che dobbiamo sempre avere molto bene in testa. Anche questo l'ha già accennato Carlo Pennisi. Io non sono un esperto valutatore, ma un po' per politica accademica, un po' perché mi occupo di sociologia economica e valutazione delle policy, mi è capitato di svolgere un po' di attività di valutazione. Ecco, la valutazione funziona quando, come dire, viene concepita in termini promozionali, serve a quello, serve a monitorare processi, serve a stabilire benchmarks per far vedere se siamo a un certo punto, alla frontiera della ricerca, alla frontiera delle migliori tecniche didattiche e tutto il resto. Quindi un approccio promozionale alla valutazione serve a migliorare le performance di un sistema complesso, a volte anche a migliorare le performance individuali, perché ti permette l'autovalutazione, ti permette di capire a che punto sei, se puoi fare meglio e via dicendo. Questo approccio promozionale però, come dire, è davvero fatto per far migliorare, per far circolare le best practices, per rinforzare laddove c'è bisogno, perché si vedono fragilità, in alcuni casi anche per premiare e far emergere ancora di più laddove si vedono delle eccellenze. C'è poi una seconda accezione della valutazione, più peggiorativa, punitiva, in cui, come dire, si inventano dei grandi marchingegni, come ha detto Carlo, per redistribuire risorse che sono già scarse, per creare tanti effetti San Matteo, per dare un po' di più all'università del nord a scapito dell'università del sud, talvolta anche per soddisfare quello che gli psicologi sociali chiamano il narcisismo, come dire, eroico, megalomane, di tipo megalomane di alcune organizzazioni o anche alcuni colleghi e tutto il resto. Ecco, io, voi lo sapete, mi sono anche esposto in diversi dibattiti nazionali, credo molto nella valutazione, credo che la nostra università avesse bisogno di attuare processi valutativi della ricerca, della didattica, sempre di più anche della terza missione. Però ecco, a quasi 10 anni dall'inizio dei nostri esperimenti, anch'io ho una riflessione amara tipo quella di Carlo Pennisi, cioè ha prevalso un'accezione negativa della valutazione, di tipo burocratico, formalistica, che non migliora, che non migliora le performance. Questa, diciamo, riflessione negativa, però cercherò di argomentarlo un po' meglio, si accompagna però anche a un aspetto un po' più illuminato della nostra esperienza degli ultimi anni. Perché se io guardo che cosa è successo negli ultimi 10 anni, grazie anche ai processi valutativi che sono stati messi in atto, vedo anche alcuni segnali di miglioramento. Ci torno un attimo per punti, perché secondo me la valutazione come l'abbiamo applicata a livello italiano aveva alcune chiare direttrici. Doveva servire innanzitutto a migliorare la qualità della ricerca, a migliorare la qualità della didattica. Terzo elemento, doveva migliorare i sistemi di reclutamento in atto nel nostro paese.
Più recentemente, ma in maniera problematica, stiamo iniziando anche a fare valutazione delle attività di terza missione. Allora, vengo a tutti e tre i punti in ordine, però un'ultima riflessione di cornice. Come dire, noi dobbiamo stare attenti a quello che è un vizio tipicamente italiano, cioè di avviare grandi macchine di riforma, grandi processi, di disinnamorarci velocemente di queste grandi riforme, di questi grandi processi, di cancellare quello che viene fatto e ripartire con nuovi esperimenti, nuovi processi. Io non lo so, nel mio settore della scienza, della sociologia economica, l'ho visto spesso fare le grandi stagioni delle riforme. Io lo chiamo il riformismo massimalista italiano, ed è un essimero. Nel senso, introduciamo riforme, ma devono essere talmente pure, talmente radicali, cambiare talmente le cose che appena vediamo che non raggiungono i loro obiettivi, boom, passiamo a una nuova riforma altrettanto radicale. No, le cose devono funzionare in maniera diversa. Noi sappiamo che quando introduciamo dei nuovi processi così complessi, all'inizio non vengono le ciambelle con il buco. Quindi bisogna, come dire, proprio nell'ottica della valutazione, fare un'attenta valutazione di quello che ha funzionato, di quello che non ha funzionato e degli effetti collaterali, spesso imprevisti, che si sono manifestati. Vengo ai punti. Allora, sul fronte della didattica, qual era l'obiettivo che noi avevamo in testa introducendo quel complesso sistema AVA? L'ANVUR aveva in testa, il Ministero aveva in testa. Ma dare un po' più di attenzione alla governance dei corsi di studio, al tipo di offerta che veniva fatto, un po' più attenzione anche alla qualità, agli indicatori di performance, quanti studenti lasciamo dietro le spalle nei corsi di studio e via dicendo. Qui, a mio avviso, finalità buone, utili per un sistema. Io sono abbastanza ormai vecchio per ricordare quanto fosse la bella vecchia didattica di un tempo in cui insegnavamo solo 60 ore l'anno e in cui però... Che, onestamente, chi di noi pensava agli studenti, a valutare i percorsi formativi? Io nella mia prima carriera queste cose non le avevo mai fatto. Allora, qualche anno fa ho fatto per 6 anni il presidente di un corso di laurea di scienze politiche e sociali che aveva un drammatico problema di dropout. Ce ne perdevamo il 40% al primo anno. Ecco, io devo riconoscere onestamente che quel sistema farraginoso di valutazione mi ha costretto a sintonizzarmi con questo dato, a inventarmi soluzioni, a cercare, come dire, quindi, e chiudo qua la parentesi positiva, io riconosco che quel sistema ha dato a noi presidenti di corsi di laurea, ora sono direttore di un dipartimento, maggiore attenzione ai processi, all'organizzazione, alla qualità dei corsi di studio, a vedere se raggiungevamo gli obiettivi, se avevamo criticità importanti. Lato negativo, questo è il lato positivo di quel sistema di valutazione. Lato negativo, io sono diventato direttore, ora senatore dell'Università di Torino, perché voglio combattere una battaglia sul sistema della valutazione. Perché ha ragione Carlo, è diventato un esercizio formalistico, ritualistico, in cui ci viene chiesto solo di compilare moduli e che ci fa perdere il lato sostanziale della valutazione. Quando il mio presidio di qualità mi ha chiamato dopo 6 anni, io quel problema di dropout l'avevo risolto e per un'ora mi hanno tenuto a farmi le pulci sui verbali e non mi hanno chiesto una cosa su come avevo risolto quel problema. Ecco, questo mi fa incazzare della valutazione come l'abbiamo trasformata. Che cosa dobbiamo fare? E lo dobbiamo fare a partire dai nostri atenei, ridare sostanza, snellezza ai processi valutativi, perché gli obiettivi della valutazione devono essere sostanziali. Perché non facciamo ma sarò stato io l'unico corso di laurea di scienze politiche a avere un problema di dropout? È possibile che a livello nazionale, ma anche solo a livello della mia singola università, non vengano fatte circolare possibili soluzioni a questo problema che sono state sperimentate? Chiudo la parentesi sul sistema di valutazione della didattica, ma per dire questo, che ce ne siamo accorti, ha ragione Carlo, soprattutto nel momento della
pandemia quanto abbiamo ridotto a una cosa straordinaria come la valutazione ci può far fare un salto in avanti a un esercizio formalistico e burocratico. Pensate a tutta l'attività di formazione sul lato della didattica a distanza. Pensate a tutta l'attività di formazione che possiamo fare a noi stessi docenti su come si fa didattica oggi. Queste sono le cose della valutazione, delle best practices che dobbiamo far circolare, che voglio dire complementano l'attività di monitoraggio e dei sistemi di valutazione. Chiuso sulla didattica. Ricerca. Beh, lasciatemelo dire, dopo vari anni che abbiamo applicato i sistemi, i vituperati i sistemi di valutazione dell'AMVUR e tutto il resto, un piccolo miracolo però sembra essere accaduto nel nostro paese. L'abbiamo ricordato, ma insomma tutti gli indicatori di produttività scientifica del sistema italiano sono enormemente aumentati. Io non, su questo l'ho ricordato anche a qualche collega, a qualche arrogante giornalista che ci diceva recentemente come l'Università dei Baroni faccia schifo. Ma i dati non sembrano indicare questo dal punto di vista della produttività scientifica. I dati delle banche date Scopus, i dati anche dell'ANVUR sull'aumento della produttività, i dati sull'internazionalizzazione delle nostre pubblicazioni non sembrano dirci che è successa una tragedia negli ultimi decenni. Quindi, voglio dire, il sistema della valutazione sembra aver innescato una serie di incentivi che sembrano aver migliorato, diciamo, le nostre performance scientifiche. Questo è il lato bright della valutazione di quello che è successo. Lato dark, eh? Anche qui io sono molto preoccupato. Cioè, io lo vedo nei nostri giovani ricercatori. C'è una corsa alla pubblicazione fotocopia, una corsa all'iperproduttività, alla pubblicazione per la pubblicazione, alle catene di pubblicazioni e tutto il resto. Attenzione, la qualità della ricerca, l'iperproduttività che stiamo creando attraverso le vituperate mediane e tutto il resto. Attenzione, noi dobbiamo recuperare una forte attenzione sulla qualità della ricerca, l'innovatività della ricerca. Non vuol dire che se uno studente, un giovane ricercatore ha tantissime pubblicazioni di riviste internazionali, produce qualcosa di veramente innovativo, di qualità. Quindi attenzione, diciamo che questo è l'effetto, almeno che io vedo come negativo, di quello che è successo negli ultimi anni dell'università italiana. Processi di reclutamento, l'ultimo passaggio è molto collegato a questo, al discorso della SN. Eh? C'è stata una battaglia drammatica, specialmente nei nostri settori della sociologia, su come abbiamo applicato le famose mediane, gli indicatori bibliometrici. Nella mia visione serviva questa funzione, che a me sembra ragionevole. Allora, mediane servono a valutare, a dare degli indicatori quantitativi sulla produttività scientifica. Non vuol dire, attenzione, non fare più attenzione alla qualità, alla valutazione peer-to-peer della qualità della ricerca. Voleva però dire una cosa diversa, che rispetto al passato non si poteva più fare carriera nell'accademica portando le borse ai baroni. Punto. Questo processo, riconosciamocelo, è stato uno straordinario processo di empowerment nei confronti dei giovani ricercatori. Andateglielo a dire ai vostri giovani collaboratori che devono aiutarci a fare A, B, C, D, E, F, G. Dobbiamo tutti noi dirgli che devono pubblicare, pubblicare su riviste scientifiche, perché se no non passano alla SN. Guardate, fino a un quarto d'ora fa ero a fare valutazione CV di giovani ricercatori. Io vedo dei CV ora straordinari per le posizioni del RTDA, RTDB, molto più rinforzati di un tempo. Quindi, perdonatemi, io la difendo ancora l'abilitazione e quei famigerati indicatori bibliometrici. E rivendico anche il discorso del ranking delle riviste. Forse non tutti hanno capito la funzione sistemica di quella cosa. Siccome il sistema delle mediane ha ogni tendenza alla ipertrofia delle pubblicazioni, essere strict nella valutazione delle riviste e di fascia A voleva dire introdurre in questo sistema un piccolo presidio di qualità non soggetto a inflazione per preservare carriere accademiche fatte anche di pochissime pubblicazioni ma di grande qualità. Possiamo avere pareri diversi su questo.
ma a mio avviso tutto questo era un sistema per entrare dentro un'abilitazione che poi doveva svolgere la funzione che ha svolto in questi anni, cioè valutare la qualità, l'innovatività su, con criteri peer-to-peer, diciamo, di valutazione della produttività. Qual è il dark side dell'abilitazione? Secondo me è quello che ho appena cercato di esprimere, cioè non tutti noi siamo stati attenti e dobbiamo continuare a fare attenzione alla qualità della ricerca. Non dobbiamo metterci a conteggiare i CV e tutto il resto, perché la ricerca, la qualità della ricerca scientifica è fatta di innovazione, non di articoli fotocopia, di sistemi di conteggio e tutto il resto. Allora, io sono convinto che la SN vada rimessa a punto, i sistemi di valutazione dei CV, dei curricula, il sistema di reclutamento italiano, a 10 anni va monitorato, risistemato, dobbiamo introdurre correttivi, però perdonatemi l'aspetto che a me sembra più drammatico, è che tutti questi sistemi di valutazione devono aiutarci, come dire, a migliorare le prestazioni di un sistema che, se però ha i tassi di reclutamento che abbiamo, se ha i tassi di finanziamento che abbiamo, produce solo conflitto, drammatico conflitto tra poveri e tra risorse che si contendono, risorse scarse. Grazie Francesco, anche qui un intervento denso, come dire. Condivido molte delle cose sugli indicatori di produttività scientifica e sull'effetto di ASN. Abbiamo del lavoro fatto all'interno di un PRIN che stiamo svolgendo, abbiamo dei bei dati molto interessanti di survey e di interviste che speriamo di poter cominciare a diffondere rapidamente dalla fine dell'anno in poi, necessitano naturalmente di un ragionamento per la ricchezza. E certamente questi sono processi chiave che sono sicuramente sfidati, come si dice, dall'intervento del Covid. Li possiamo continuare a mantenere come sono o vanno ripensati? E questo ripensamento come? Se il problema poi alla fine, come tu hai sottolineato, il lato, la dark side di tutta questa storia è che non siamo sicuri di quanto tutto il marchingegno sia utile per un aumento sostanziale della qualità di quello che facciamo, sia che sia didattica, sia che sia ricerca, ecco, questo è qualcosa che naturalmente ci deve. Darei la parola ad Andrea Vargiu. Partendo dal Covid, ma non solo, nel senso che io guardo un attimo al passato, intanto alla ricorrenza di alcune crisi. A circa un secolo di distanza, sebbene diciamo sequenza inversa di crisi economica e che crisi pandemica. Siamo prossimi ai 5 milioni di morti della spagnola del 20 ormai, con il Covid. Ci siamo quasi, insomma, magari al 2019, quella che abbiamo vissuto nel 2008 e che, come dire, si associa negli effetti, soprattutto negli effetti che produrrà e che già sta producendo in termini di disuguaglianze sociali. Questo comunque è uno sfondo importante, secondo me, che occorre sempre tenere presente, oltre ovviamente alla crisi climatica, che è l'altro tema di oggi, comunque sempre tenere presente quando parliamo di generazione e condivisione di conoscenza. Io penso che questo sia fondamentale. Da questo punto di vista, sempre rimanendo un attimo fuori dall'accademia, voglio riferirmi ancora al Covid utilizzando due metafore. La prima è la metafora, il Covid come radiografia. Prendo questa metafora da Antonio Guterres, il segretario generale dell'ONU, che ha avuto occasione di dire testualmente, mi perdonerete la traduzione forse non è sempre corretta, il Covid-19 è stato paragonato a una radiografia che rivela le fratture nel fragile scheletro della società che abbiamo costruito. Sta mostrando fallace e falsità ovunque, la bugia che il libero mercato può fornire assistenza sanitaria per tutti, la finzione che il lavoro di cura non retribuito non è lavoro, l'illusione che viviamo in un mondo post-razzista, il mito che siamo tutti sulla stessa barca. Mentre siamo tutti galleggiando sullo stesso mare, è chiaro che alcuni sono in super yacht, mentre altri sono aggrappati ai detriti alla deriva.
Questo è un primo, diciamo così, elemento di contesto che vorrei mettere sullo sfondo. Il secondo elemento di contesto e la seconda metafora a cui vorrei fare riferimento è al Covid come catalizzatore e come acceleratore di processi che erano già in atto. Un'accelerazione, ovviamente, rimango in tema delle disuguaglianze. Lo sappiamo benissimo, abbiamo visto anche crescere la collocazione in borsa di alcune multinazionali. In particolare, ne richiamo giusto alcune, che sono quelle dell'Apple, di Facebook o di Alphabet, che gestisce. Perché le richiamo? Perché tutte queste grandi multinazionali stanno lavorando alla cremente per guadagnare spazio nella gestione dei dati, e in programmi di coordinamento dei test negli Stati Uniti, nei mobility reports di Google, nel disease prevention maps di Facebook, nel raccogliere i dati a disposizione e costruire grandi banche dati per il controllo delle pandemie e delle emergenze, associandoli anche spesso a dei programmi di formazione parauniversitari. Tutto questo mentre contemporaneamente nel mondo delle pubblicazioni, nel mondo della ricerca, abbiamo un aumento esponenziale della condivisione dei dati, a partire dalla condivisione del numero delle sequenze genomiche virali di HCoV-19 e così via, ma anche le pubblicazioni e le condivisioni della pubblicazione. Perché richiamo questo? Perché questa cosa si colloca in un mutamento che era già in atto, di un cambiamento radicale nel rapporto tra scienza e società. Questo era già stato, segnalato tempo addietro da vari autori. Io mi riferisco soprattutto a una cosa del 2016, di Owen ed altri, che ha introdotto fondamentalmente, ricostruisce un pochettino l'origine di quella che viene chiamata ricerca e innovazione responsabile. Allora, in Europa, questi autori ci dicono che ci sono alcune sfide aperte. Una che riguarda la fiducia nella scienza. C'era un calo, a quanto ho visto, molte ricerche in diversi paesi invece stanno mostrando un cambiamento di tendenza. In diversi paesi. L'interesse per il valore pubblico della scienza, a cui si associa però, una domanda di governance democratica delle politiche di ricerca, innovazione e sviluppo. Quindi abbiamo una sfida che riguarda il governo della scienza in condizioni di incertezza, e questo è sicuramente aumentato con la crisi pandemica, e si palesa in tutta la sua problematicità la questione della complessità dei processi di innovazione e sviluppo. Non abbiamo solamente la scienza che ci risolve con la ricerca sui vaccini una crisi pandemica, ma abbiamo tutta una serie di cose che si intrecciano in maniera quasi inestricabile. La sfida del governo di questi processi è molto, ma molto sfidante, se posso essere un pochettino ripetitivo. Alcune risposte si possono vedere all'orizzonte. Risposte di politiche inclusive per promuovere la corresponsabilizzazione. Non tutta la responsabilità può essere sulle spalle di chi fa ricerca, se questi processi sono complessi, abbiamo bisogno di meccanismi di corresponsabilizzazione. Secondo luogo, sicuramente un ripensamento, ma questo chi fa studi sociali della scienza ormai lo conosceva, ma probabilmente non è acquisito, però un ripensamento deciso dei modelli lineari delle politiche di ricerca e innovazione. Ripensamento dei modelli lineari delle politiche di ricerca e innovazione. E quindi fondamentalmente un nuovo contratto sociale per la scienza.
Allora, queste sono le premesse da cui parto e sono le premesse degli occhiali che ho indossato per leggere sia il Programma Nazionale per la Ricerca e sia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sono i due principali, diciamo così, vettori di finanziamenti per il nostro prossimo futuro e che inquadrano anche le strategie del governo per quanto riguarda ovviamente il PNNR e il PNRR, non solo per la ricerca, ma ha un capitolo dedicato, come sappiamo, una missione dedicata, come sappiamo. Bene, io devo dire in tutta onestà che la lettura di questi due documenti, dal punto di vista che ho appena enunciato, è sconfortante. È sconfortante. Carlo sorride, lui ha parlato prima dello scollamento tra i piani e i programmi rispetto a ciò che avviene nel mondo reale, e qua c'è uno scollamento disarmante. Il PNR è in ritardo su alcuni principi di almeno 7 anni su ciò che l'Unione Europea ha portato avanti. Ha preso delle cose che stavano in Horizon 2020 e le fa proprie in maniera confusa ora. Di questo sto parlando. Allora, è in maniera estremamente confusa. Dice, racconta di aver c'è una narrazione di aver costruito questo PNR, faccio confusione con queste sigle, in maniera partecipata, e vediamo che la maggior parte delle consultazioni sono con professori universitari. Vediamo anche che il peso dato agli esercizi valutativi, ai percorsi di valutazione che abbiamo affrontato in tutti questi anni, quasi non ci sono. Non è stata usata niente o quasi niente di ciò che abbiamo visto. Il PNNR è ancora peggio dal mio punto di vista. Non dialoga col PNR se non per quanto riguarda il PRIM e alcune altre cose, e fondamentalmente ha la ricerca, missione e sviluppo è fondamentalmente centrata sulla questione del rapporto tra università e industria. Non abbiamo né una tripla, né una quadrupla, né una quintupla elica. Abbiamo due eliche, l'università e i centri di ricerca e l'industria. Dov'è finito il resto? Dove sono i presupposti per una governance condivisa? Dove sono i presupposti? Non c'è niente di questo genere. C'è un modello antico, sorpassato. Francesco Ramella hanno fatto un lavoro sulla terza missione e sa bene, i suoi dati sono molto chiari per quanto riguarda l'impegno accademico dei nostri colleghi. E tutti quanti noi viviamo nell'università e sappiamo quanto questa università, così concepita, a parte l'esperienza magari di Politecnico, dei Politecnici o di altre strutture un po' più un po' diverse da gran parte delle strutture universitarie, riesce a stare, a dialogare con il mercato. Io ho un FISR adesso che devo avviare, da chiudere in 6 mesi, sono spaventatissimo, perché entro 6 mesi ho preso l'impegno di costruire un prototipo di contrasto di attivazione comunitaria per il contrasto alle emergenze. Ma in 6 mesi io spero di riuscire a attivare i contratti che servono. Come si fa a stare sul mercato, a dialogare con il mercato, cosa fare, a quando riesco ad attivare dei contratti passano 2 mesi? Non è possibile. Allora, siamo realisti un pochettino, realistici su queste cose. Ed è e replica inoltre il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, almeno nella mia lettura, poi potremmo discuterne, quel modello molto che concentra, individua i campioni, li chiamano gli hub, quindi concentra flussi di denaro su alcuni poli. Quindi è estremamente preoccupante questa situazione. Allora, estremamente preoccupante soprattutto dal punto di vista mio privilegiato, che come avrete
di una università che ha un ruolo di utilità collettiva, si riappropria di un ruolo di utilità collettiva. Con Carla Facchini abbiamo trovato questa un'altra metafora, è un'università dalla torre al cavallo, no? Dalla torre d'avorio chiusa nelle sue stanze al cavallo che un po' riesce a come dire, fare mosse inaspettate. Una università che per me possa essere orientata al bene comune, socialmente inclusiva, che valorizza le diversità dei saperi e delle epistemologie, plurale linguisticamente, creativa, dinamica, critica anche verso quello che sembra ormai il mantra di tutti quanti noi mettiamo gli stemmini dei Sustainable Development Goals come se fossero dei totem, anche il PNR ovviamente lo fa e tutti quanti lo fanno. Ecco, dobbiamo ricordarci che quel linguaggio di quei Sustainable Development Goals incarna una logica neoliberista in alcuni passaggi. Allora cerchiamo noi, certo, seguiamo quell'agenda, ma cerchiamo anche di seguirla in maniera critica come è nel DNA del nostro lavoro universitario. E vengo alcune questioni aperte che tutto ciò apre per la valutazione. Primo, la questione dell'allineamento politico e strategico tra responsabilità e autonomia. Questo è un nodo non risolto dalla valutazione così come è fatta adesso, che assegna molta responsabilità, ma come dire, non alloca quote altrettanto significative di autonomia collegate a questa responsabilità. Seconda questione, una valutazione ovviamente che vada al di là della retorica della competizione e delle classifiche sarebbe largamente auspicabile, perché queste sono dimensioni tossiche, diciamo così, che non ci fanno bene. Ma soprattutto due cose su cui secondo me è utile riflettere. La prima, una riflessione sulla valutazione di impatto. Francesco prima segnalava un problema di un eccesso di valutazione dei processi. Noi abbiamo bisogno di una valutazione degli esiti, possibilmente non solo quantitativa, cioè non solo in termini di quanti laureati riusciamo o quanti studenti riescono a chiudere il percorso o acquisire un certo numero di CFU nel primo anno. Abbiamo bisogno di una valutazione seria degli esiti, non solo dei processi. E c'è stata una fissazione, vabbè, siamo in una cultura di nuovo management pubblico che è fissata con il controllo dei processi, ma a tal punto che si è completamente dimenticata degli esiti. Ma torniamo sugli esiti, una riflessione seria sugli impatti è urgente, fondamentale e difficilissima, non semplice, molto difficile. Secondo, questa riflessione sugli esiti non può essere fatta totalmente all'interno dell'università, ma, e questo è, diciamo così, anche nella vulgata imperante con cui c'è stato propinata la valutazione in questi anni, però non deve essere neanche solo esclusivamente in una logica di accountability verticale, di controllo da parte del Ministero. A me piacerebbe che la discussione sugli impatti, per esempio, si basasse su logiche di accountability sociale, quindi con un coinvolgimento di stakeholder un po' più variegato e in linea con i tanto richiamati e declamati attori che partecipano ai quattro volani della quadrupla elica o quintupla elica, che dir si voglia. Ecco, queste mi sembrano alcune questioni importanti su cui concentrare l'attenzione nel prossimo futuro. No, grazie Andrea, anche tu poni una serie di macigni con riflessioni che per affrontare i quali sarebbero necessarie giornate, non momenti brevi come quelli che abbiamo. Mi sento molto, ma molto simpatetica sulla parte che hai trattato relativa alla lettura sconfortante di PNR e PNRR.
tutti quanti costruiti da tavoli di accademici. Noi abbiamo anche come CNR fatto, diciamo, una rimostranza per la scarsa considerazione nella costruzione da parte degli enti di ricerca, l'uno come fotografia acritica di quello che è già deciso a livello europeo senza sviluppare un'offerta specifica per l'università italiana, l'altro fondamentalmente rivolto a una visione semplificata della complessità degli attori che sono presenti nel campo della ricerca, nel campo della didattica e in genere della costruzione di conoscenza. Sicuramente importanti questi temi che battuti, che hai trattato. Andiamo avanti con la nostra carrellata, darei la parola a Giancarlo. Giancarlo Vecchi, il tecnico di Milano. Sì, grazie. Grazie mille, grazie Emanuela, grazie Carlo. Allora, grazie anche per gli interventi precedenti che hanno fatto già a posto una serie di questioni e riflessioni rilevanti anche di ampio raggio. Io mi focalizzo di più su alcune delle domande che Carlo mi ha posto nella recente email. La mia unica premessa che faccio più in generale sul PNRR è chiaramente una condivisione di quello che è stato detto sul fatto che questo documento che ha avuto una elaborazione, no, tra due governi differenti molto veloce nell'ultima parte non ha obiettivi chiari evidentemente, cosa che insomma poi mi permette di dire di fare alcune riflessioni sugli approcci valutativi. E quindi ha bisogno poi di un ridisegno in corso d'opera. Il secondo aspetto è quello del fatto che non è stato certamente un piano partecipato. C'è scritto, ma non è stato vero. È un tipico piano top down che implica anche proprio un disegno dell'attuazione. Sulle varie linee. Allora, invece, rispetto alle domande che mi ha fatto Carlo, che ringrazio di questo, la prima è riguardo i dottorati. Allora, quello che penso è che, ma questo non è solo adesso perché ci saranno più risorse su questo lato, ma è una riflessione anche proposte che ho fatto con i miei colleghi, con altri colleghi anche di altre università, molto anche già qualche anno fa, è che è chiaro che a questo punto vale per tutti il fatto che il dottorato non è solo una modalità per accedere alla carriera accademica. Cioè, è evidente che questo è un punto centrale. Il dottorato è il terzo livello della preparazione universitaria che deve offrire opportunità sia accademiche ma anche professionali sui vari mercati. E questo implica per le università una forte riorganizzazione di questo livello dei corsi e anche un'attenzione al reclutamento. E cosa significa? Significa che i corsi vanno strutturati in relazione alle opportunità. Con il mondo professionale e con le imprese. Che molti fanno per l'uscita dalla magistrale dovranno essere anche costruiti per i dottorati, e implica che tutta la riflessione sull'internazionalizzazione in entrata per rafforzare la competitività complessiva dei dottorati, no? A livello perlomeno europeo e in uscita, e che significa collaborazione, relazioni con altre università, con altri atenei, costruzione di dottorati doppio diploma, insomma. E questo è tutta una cosa che va costruita o va rafforzata in ogni caso. E quindi, cioè, mentre quello che vedo nella mia attività di componente di vari nuclei di valutazione università, che il dottorato sostanzialmente è valutato per la sua tenuta attualmente, no?
finanziaria e di docenza, eccetera, ma non viene valutato rispetto agli esiti, questo invece sarà un punto centrale da mettere all'attenzione dei vari atenei. Collegato a questo, ma collegato anche in generale alla missione della didattica universitaria, l'ha già accennato Francesco Ramella, è tutta questa esperienza Covid e post-Covid della didattica innovativa, cioè che è uno dei temi, scusatemi, mi soffermo su questo perché è una delle cose su cui sto lavorando di più con il mio ateneo. Perché questo è vero che abbiamo reagito e siamo riusciti velocemente, e parlo per gran parte delle università italiane, no? A realizzare forme di didattica online. Abbiamo messo a disposizione, no? Velocemente, hanno funzionato le infrastrutture, abbiamo fatto formazione ai docenti. Della mia esperienza e dai dati che vedo, lo scorso anno è andata abbastanza bene, questo anno molto, molto meno. Il secondo anno ha messo in evidenza la difficoltà di parte del corpo docente di apprendere e di migliorare, non solo di offrire didattica online, ma di usare le tecnologie digitali per migliorare la didattica. E ha messo in evidenza questa difficoltà e questa carenza nella progettazione dei corsi in questo modo, si è riversata, ha avuto come esito la minore attenzione degli studenti. Ora qui gli aspetti di didattica innovativa non sono banali, perché bisogna lavorare su tre elementi, su tre fattori contemporaneamente, no? C'è un aspetto chiaramente di contenuto, come si insegna la materia del nostro corso e come si insegna attraverso modalità digitali. Il secondo aspetto è un aspetto pedagogico, e cioè che riguarda come questa modalità, o meglio, il mix tra presenza e online, no? Aumenta l'engagement degli studenti. Beh, questo è un grande strumento, quello del digitale, no? Sapendo che, peraltro, abbiamo studenti che con il digitale sono nati. Ma se non si progetta le modalità di engagement, di dibattito tra gli studenti, in realtà la lezione digitale è un surrogato di quella in presenza. E il terzo elemento è come si progetta l'esperienza digitale stessa, tecnologica. E qui abbiamo bisogno dell'interazione tra gli esperti di contenuto, cioè i docenti, gli esperti di pedagogia e gli esperti di digitale. La cosa che sto costruendo con i miei colleghi di scienza politica, io lavoro in un dipartimento di ingegneria gestionale e di urbanistica, ma i due dipartimenti con cui collaboro, ma insegno policy analysis, e con i miei colleghi di varie università europee stiamo progettando un gioco digitale proprio per usarlo, no, come modalità da parallela, no, che può essere usato sia in classe, che è questo che rimane, no, la presenza, ovviamente la modalità principale, ma che possa essere anche utilizzato in modalità online. E questo aspetto del tenere assieme i tre livelli, no? Il contenuto, la pedagogia e la digital experience, è una discussione non banale che abbiamo per costruire un prodotto utile. E qui la valutazione di questa modalità è essenziale, cioè se funziona o non funziona. E questo è sicuramente un punto centrale su cui dovremmo concentrarci. Altri aspetti collegati
e che è nella direzione che sta prendendo il mio Ateneo. Come si possono attrarre più studenti attraverso l'uso di queste tecnologie? Sapete, ci sono flussi di studenti internazionali collegati non solo al fatto che questa situazione ancora Covid, no, fa sì che una serie di paesi non gli studenti di una serie di paesi non possano venire. C'è anche l'effetto post-Brexit, di una serie di flussi che prima andavano in Inghilterra e che adesso sono invece disponibili. Voi sapete che tante università statunitensi, anche inglesi, anche anglosassoni hanno già predisposto corsi online. Noi non vogliamo seguire questa strada di solo online, se non molto parzialmente, ma certo ci poniamo il problema di come usare tutte e due le modalità. E l'altro aspetto è il fatto che se tu hai una buona piattaforma, una buona capacità di progettare i corsi, anzi di riprogettare i corsi, questo può anche permettere di invitare più docenti stranieri e anzi di progettare con docenti stranieri corsi paralleli che possono essere realizzati sia per la classe italiana sia per la classe straniera. No? Allora, queste sono alcune delle direzioni, no, che stiamo prendendo e che abbiamo progettato per il corso 2021, no, per l'anno 2021-2022. Qui la valutazione sarà essenziale per capire se queste cose aumentano l'efficacia dei corsi o meno. E ovviamente implica una forte collaborazione con le strutture che offrono il supporto sia tecnologico che pedagogico, oltre che l'aspetto del collegamento con le altre università. Sull'aspetto della ricerca, che è un'altra delle domande che ha posto Carlo e anche Emanuela, non ho moltissimo da aggiungere a quello che è stato già detto. Sono due cose in particolare che anche l'ultimo intervento di Vargiu ha sottolineato. Il primo riguarda che la parola chiave che sta dentro al tema della ricerca e della relazione tra università e imprese. No, la parola chiave è ecosistemi di innovazione. È giusto, Vargiu ha sottolineato questo aspetto. Se parliamo di ecosistemi di innovazione, parliamo anche di quadrupla, quintupla, elica. Questo sarà un tema chiaramente da osservare e che ha a che fare con il fatto se questa relazione con le imprese sarà trainata dal mercato o sarà invece equilibrata, mettendo, no, al centro anche l'autonomia dell'università e le relazioni con i diversi attori sociali che non sono solo le imprese, ma sono anche il terzo settore e i cittadini, no, in particolare, oltre a questo. E giustamente è stato sottolineato il tema che la terza missione deve essere collegata in qualche modo a questi orientamenti. Secondo elemento è che qui si giocherà una riflessione sulle differenze tra territori e tra Atenei. E lo dico da chi, da questa impostazione, come Politecnico di Milano, certamente è sia come organizzazione sia come localizzazione uno dei luoghi che sicuramente usufruirà al meglio di questa prospettiva, no? Per storia, per localizzazione, per relazione con le imprese, per organizzazione interna molto più semplice, come qualcheduno ha anche sottolineato, come Vargiu ha anche sottolineato. C'è un aspetto però che invece è rilevante per tutti da sottolineare, e cioè che questo orientamento implica un forte lavoro interno agli Atenei
per organizzare gruppi di lavoro che siano interdipartimentali e interdisciplinari. Cioè, quello che vedo spesso in varie università è la difficoltà di organizzare, meglio, di raccogliere grosse quantità di fondi che permettano di far lavorare dipartimenti diversi assieme. E questo è anche discipline diverse. Credo che questa sia necessariamente la direzione anche per avere, come dire, la possibilità di utilizzare risorse sufficienti per organizzare progetti di ricerca significativi e anche per collaborare con università straniere. Questo mi sembra un punto di attenzione per chi fa valutazione in generale sul sistema universitario all'interno dei propri atenei. Per quanto riguarda gli aspetti più legati agli orientamenti valutativi, sono d'accordo proprio con Vargiu sul fatto che sia necessario ritornare a mettere al centro l'attenzione e la valutazione degli outcome. Sul tema, riflettendo su cosa significa successo di una policy, di un programma, cioè, perché è una cosa un po' più ampia di cosa significa, no, esito o outcome di un programma. Qui successo significa anche, no, al raggiungimento di determinati obiettivi o il soddisfacimento, è citato all'inizio tutto il tema sanitario, ovviamente il Covid ha chiaramente evidenziato. Il secondo tema è il fatto che, legato al successo, è il fatto che queste politiche devono essere sostenibili nel tempo. Successo di una policy o impatto di una policy non è solo legato, no, al breve periodo, ma se riforme efficaci vogliamo che siano durevoli, dobbiamo pensare anche agli elementi di sostenibilità, sia legati all'ecologia, ma sia legati alla, e qui riutilizzo questo termine, alla resistenza o resilienza delle politiche nel tempo. Da questo punto di vista, oltre agli esiti, mi permetto di aggiungere che è importantissimo, e qui mi leggo alla prima osservazione sul PNRR, cioè sulla mancanza di disegno, è la valutazione del disegno degli interventi. Cioè, se gli strumenti che sono utilizzati sono coerenti con gli obiettivi, con i problemi e con gli obiettivi perseguiti, se c'è una corretta analisi di quello che chiamiamo gli assunti relativi ai comportamenti degli attori, e se, e qui un'analisi sull'implementazione è molto utile, se i processi di implementazione sono coerenti con queste premesse. Ma nella nostra storia, no, anche nel dibattito del live negli ultimi decenni, l'attenzione è stata molto portata sulle metodologie, e sull'implementazione, le capacity, gli outcome, ma qui il porre al centro dell'attenzione i problemi di design mi sembra un altro elemento che invece dovremmo imparare come valutatori per dialogare anche con altre discipline, gli economisti, i sociologi, i tecnologi, eccetera, ma che sono, credo, in questo momento uno dei temi principali per poter spendere, non dico bene, ma insomma in modo assennato, queste risorse. Le premesse dei primi bandi non sono esaltanti, ma dobbiamo impegnarsi a fare in modo che lo possano essere. Grazie. Scusate, no, un'ultima cosa. Sono d'accordo con Francesco Ramella sulle questioni che l'abilitazione e la classificazione delle riviste
ha avuto un ottimo effetto, decisamente, quando cioè, il livello dei candidati ricercatori, ma anche già i dottorati, sono già preparati a questa cosa eccellente. Alla dark side, io ci aggiungo solo una cosa che riguarda più la mia disciplina o discipline analoghe, forse anche la sociologia, non so se Francesco è d'accordo su questo, e cioè un certo distacco dei giovani da fenomeni reali, dalla ricerca applicata. Perché le riviste straniere su cui si pubblica, no, sono molto più interessate alla metodologia e alla teoria, no, al dibattito teorico. Oh, far lavorare i ragazzi su problemi pratici, a risolvere questioni pratiche, è difficilissimo. Però loro dicono, ma io devo pubblicare e devo scrivere metodologie, eccetera. O di elementi teorici che con la realtà spesso non hanno nessuna connessione. Non so se siete d'accordo, ma questo è un elemento che io vivo. Forse perché lavoro nel Politecnico, in una città molto concreta, molto, molto legata agli interventi empirici, però questo è un tema. Grazie. Grazie a te Giancarlo, soprattutto per quest'ultima nota, devo dire, perché io lavorando al CNR ho un fortissimo orientamento ovviamente verso la ricerca di tipo applicato e questo discorso sull'attenzione ai metodi e alla loro originalità, al come funziona, come gira il programma, il modello, eccetera, senza avere una conoscenza approfondita sul piano teorico, di background concettuale, dell'oggetto osservato, cioè della realtà che tu vuoi effettivamente analizzare, è una cosa che stiamo scontando con le giovani generazioni. Devo dire, io la trovo abbastanza preoccupante perché è un nuovo formalismo che si inserisce nello sviluppo della ricerca e a mio parere ne mina la qualità. Del tuo intervento tutto molto appropriato, colgo gli aspetti soprattutto di didattica innovativa. Io conosco la situazione di Politecnico di Poligny, ho visto le vostre capacità operative in termini didattica online. Quando le ho viste ho avuto un momento di pensiero di come possiamo pensare che oggetti così diversi poi vengano valutati con lo stesso metro, avendo delle basi di partenza e delle opportunità che possono offrire così drammaticamente diverse. Lo dico ovviamente a tutto favore di quello che voi avete realizzato in Politecnico, che è veramente qualcosa di particolare. E devo dire, l'altro aspetto che mi ha colpito nel tuo intervento e che trovo interessantissimo è quello del policy design. Effettivamente noi dovremmo ricominciare a dare maggiore attenzione agli aspetti di policy design, non lasciando questo soltanto nelle mani dei politologi, ma cercando di incorporare il discorso del policy design anche attraverso tutta l'applicazione delle tecniche di policy learning, per esempio il machine learning, eccetera, all'interno di un dibattito interdisciplinare, perché questo è estremamente importante per guidare poi il cambiamento. Grazie ancora e adesso appunto abbiamo l'ultimo intervento di Maria Carmela che chiude il primo giro. Allora, io ringrazio innanzitutto Emanuela per appunto il privilegio, così l'ha inteso, di darmi la parola per ultima. Effettivamente è un privilegio perché tanti temi sono già stati messi in evidenza e mi diventa possibile provare ad essere sintetica, ad andare per punti. Proverò a partire, considerando l'università e la sua valutazione dal punto di vista propriamente istituzionale e accademico, come riferita a tutte e tre le cosiddette missioni, a partire dalla ricerca, che è stato il primo punto sul quale l'intervento di Flaminio Squazzoni ha aperto la discussione. E mettendo in evidenza un aspetto estremamente significativo, cioè la tendenza del sistema di ricerca globale, e sottolineo questo punto, di orientarsi in maniera estremamente veloce rispetto a una richiesta, in qualche modo, del sistema di ricerca.
diciamo, focalizzandosi su una tematica specifica, su temi di ricerca specifici, in questo caso quelli collegati a il Covid, che aveva diciamo oltretutto la caratteristica di presentarsi come una domanda di conoscenza di un oggetto, un virus nuovo per le scienze biomediche. Ma quella concentrazione, noi l'abbiamo visto non soltanto in termini di numero complessivo di prodotti di ricerca pubblicati nel periodo che è iniziato con la pandemia e continua fino a questo momento, ma Ilenia Picardi, che è qui tra i nostri ascoltatori, ha fatto un tracciamento della crescita incrementale e diciamo velocissima che si è concentrata intorno a quel tema dal punto di vista delle pubblicazioni globali e soprattutto dei preprint. Cioè il fenomeno è stato duplice. C'è stata una grandissima concentrazione della ricerca che si è spostata da temi più diversi e all'interno delle aree disciplinari più diverse su questo tema specifico, su questo oggetto, diciamo così, specifico, quindi con diciamo una concentrazione direi interdisciplinare, multidisciplinare. Forse multidisciplinare il termine, e dall'altro c'è stato uno spostamento dalle pubblicazioni definitive ai preprint, cioè un grandissimo spostamento sulle pubblicazioni online e su pubblicazioni che venivano rese accessibili prima della definitiva accettazione da parte delle riviste. Questo è un aspetto che è interessante e significativo perché va analizzato da due punti di vista: la responsiveness delle diciamo comunità di ricerca e di tutti gli istituti di ricerca e dei singoli ricercatori, pur con le differenziazioni a cui faceva riferimento l'indagine di cui ci ha fatto vedere i dati Flaminio Squazzoni, ma che fanno riferimento complessivamente alla diversa responsiveness e, se mi permettete, uso un termine, un concetto di Ulrike Feld, delle diversità degli spazi epistemici d'azione dei ricercatori a seconda dei contesti di ricerca e dei contesti complessivamente definiti all'interno dei quali sono collocati, di esercitare questa responsiveness. Ma dall'altro, al tempo stesso, una, se mi permettete, scarsa resilienza invece e consapevolezza del sistema di ricerca complessivo che diciamo è responsive sia nei confronti delle domande che provengono dall'esterno, soprattutto quando hanno questa come dire forza di essere rappresentate sulla scena globale e di intercettare i finanziamenti, perché anche questo è un aspetto a cui fare riferimento, i finanziamenti non soltanto quelli effettivi ma anche quelli prospettici, quindi di pre-riorientarsi, e però appunto la scarsa resilienza invece rispetto ai propri obiettivi e ai propri interrogativi interni. Cioè, attenzione, questa responsiveness ha un'altra faccia, uso il termine faccia oscura di Francesco Ramella, e in questo caso la faccia oscura e in qualche modo ci parla della scarsa autonomia dei sistemi di ricerca, della loro, se volete, inelasticità rispetto alla capacità di riassestare le proprie autonome domande
conoscitive rispetto al modo in cui la richiesta esterna sollecita una loro riformulazione, ma sugli aspetti di base della ricerca stessa, sugli aspetti di base delle discipline, piuttosto che invece un aggiustamento immediato che va incontro all'oggetto nel modo in cui il contesto esterno lo presenta come oggetto di domanda di conoscenza scientifica. Spero di averla detta in una maniera comprensibile, ma a me sembra un punto chiave, perché ci porta all'aspetto per cui autonomia della ricerca e delle comunità scientifiche, da un lato, e loro responsiveness rispetto all'esterno, non solo non è governata né a livello globale, né nel nostro caso tantomeno, se volete, a livello europeo e a livello nazionale. Ma le stesse comunità scientifiche hanno una scarsissima capacità di trasformare in strumenti di capacitazione della loro autonomia scientifica le stesse conoscenze che hanno costruito e che continuano a costruire. Mi rifaccio qui ad alcuni cenni che ha fatto Andrea Vargiu nel suo intervento agli studi sulla scienza e la tecnologia, che mettono benissimo in evidenza quanto le direzioni nelle quali si orienta la ricerca, e quindi nelle quali si orientano i principali filoni di ricerca, possono essere ricostruite come risultato di una molteplicità di spinte motivazionali, di spinte di interessi, di concentrazioni e alleanze, associazioni tra fonti di risorse diverse, e di come questo circoscrive quella che prima ho chiamato lo spazio epistemico d'azione del singolo ricercatore, ma circoscrive anche l'autonomia delle comunità scientifiche in quanto tali, cioè la loro capacità di esercitare riflessività sull'orientamento che la ricerca prende al loro interno, quindi dal punto di vista disciplinare, e sul modo in cui queste specificità disciplinari, che sono specificità del tipo di domande nei confronti degli oggetti possibili di ricerca, possono poi contribuire con modalità interdisciplinari, multidisciplinari o transdisciplinari, quando si aprono nuovi campi e nuove aree disciplinari, a rispondere a domande complesse come quelle che la realtà o i problemi sociali o i problemi dei contesti sociotecnici o dei complessi contesti ecologici come quello nel quale la pandemia si è diffusa, chiedono appunto risposte. Queste risposte si può dare seguito soltanto con risposte che siano appunto che affrontino la complessità. Nessuna monodisciplinare definizione della domanda è capace di affrontare quella problema, ma se le discipline non hanno l'autonomia e la riflessività che consente di ricalibrare le loro domande di base e quindi in qualche modo essere responsive sulla prospettiva transdisciplinare necessaria, interdisciplinare necessaria ad affrontare la complessità, questo si traduce in spostamenti eccessivi
di spostamenti strumentali e opportunistici degli orientamenti di ricerca che diciamo contribuiscono in maniera subottimale a, ad affrontare e fronteggiare i problemi e producono impoverimento in ambiti e rispetto a domande di fondo, di base, che sconteranno nel periodo successivo, e questa è la fase che vedremo, sconteranno quella fuga di risorse, di capacità, di tempo, di ricerca. Allora, questo è un tema che incrocia, seppure a un livello di astrazione, se volete, più alto, quello più specifico della governance della ricerca e della impostazione estremamente povera e appunto demoralizzante con cui di fatto mentre la valutazione di routine continua nelle sue processualità e i presidi di qualità di Ateneo continuano a costruire schede di insegnamento e schede di valutazione dei corsi di laurea di nuova istituzione in maniera che appunto riproduce i format passati, di fatto si sta preparando i documenti, diciamo, del PNN, del PNR e del React EU e quelli associati, l'aggiunta al PON per il 2021, prefigurano un modello di valutazione della ricerca scientifica e accademica che risponde a una, se vogliamo usare il termine, teoria del programma, e qui mi aggancio alle cose che diceva Giancarlo Vecchi, del modo in cui si costruisce una connessione tra ricerca di base, ricerca accademica e impresa o capacità del sistema di impresa di produrre insieme innovazione, che è estremamente povera, estremamente antiquata e che non tiene conto neanche, se non per appunto una rituale riproduzione di etichette come quella della transizione verde o quella dell'innovazione digitale, alla organizzazione per missioni del programma europeo Horizon EU. Cioè, siamo rispetto a quell'impianto che pure, diciamo, ha utilizzato consulenti, no? Super citate come la Mazzucato e così via, e in realtà invece diciamo, ci riporta una riproduzione di modelli che non sono neanche, direi, di tipo lineare, Andrea, perché non sono già nei contesti nei quali non sono già in essere delle effettive, diciamo, in qualche modo reti di connessione tra atenei, dipartimenti e ambiti dipartimentali e imprese, si traducono in un mero tick the box and sign the firm che appunto produce quella tendenza poi a trasformarsi in procedure di valutazione di tipo meramente burocratico, di diciamo riproduzione di bureaucracies of virtue, torniamo qui al modo in cui anche l'RRI, secondo Ulrike Feld, è stata di fatto
valutata e trasformata in oggetto di processi di valutazione che diciamo neanche lontanamente, se non per caso e soltanto in alcuni contesti ben identificati, potranno produrre quella ripresa o quella crescita e quel superamento delle crisi, della crisi portata dalla pandemia, di cui invece sappiamo bene quanto bisogno ci sarebbe. Cioè non ci sono le premesse per un cambiamento virtuoso dei processi di valutazione della ricerca, ma temo ci siano già le premesse per un cambiamento, sì, che spero non sia un punto di non ritorno in questo caso, perché non è in quella direzione che avremmo bisogno di cambiamento, che non aiuta nessuna capacità da parte delle diciamo comunità scientifiche, da parte delle modalità in cui le comunità scientifiche sono organizzate, con le associazioni scientifiche, con le strutture dipartimentali, con il modo in cui dentro l'università e dentro gli istituti di ricerca queste si muovono, ad una riflessività e una capacità di apprendere dal passato che diciamo si traduca in un diciamo cambiamento virtuoso. Virtuoso in che senso? Nel senso di quella consapevolezza del modo in cui la ricerca è di fatto orientata da una molteplicità dei contesti, di contesti che muovono domande e formulano, costruiscono, costituiscono incentivi e spinte nei suoi confronti, e del modo in cui questo è in, diciamo, in relazione e non in antagonismo, se ben fatto oggetto di riflessione da parte delle comunità scientifiche, della capacità di queste e delle discipline di rinnovare in maniera significativa le loro domande di base, perché solo da questo deriva la capacità di innovazione della ricerca e della scienza. E vengo al tema molto velocemente di come in tutto questo le riviste c'entrano. Parlavo un attimo fa dello spostamento verso... Maria Carmela, scusami se ti interrompo, abbiamo pochissimi minuti perché bisogna chiudere in 5 minuti, quindi magari se riesci a chiudere... Chiudo dicendo che questo ha una ripercussione anche diciamo, quel fenomeno di spostamento che dicevo, dalle riviste ai preprint, alla pubblicazione dei preprint, che segnala anche lì quanto il tema della pubblicazione e della valutazione della rivista in quanto tale, come oggetto, come tramite alla valutazione di ciò che viene pubblicato sulla rivista, possa costituire in realtà qualcosa su cui riflettere di nuovo. Perché anche lì il tema della valutazione dei pari diventa cruciale, e la capacità di esercitare quella riflessività di cui dicevo da parte delle comunità scientifiche è legata anche alla centralità che sapranno dare a una revisione, una riflessione sul tema della peer review, che è diventata un lavoro enorme rispetto al quale la individualizzazione invece della valutazione dei prodotti e dei risultati del singolo ricercatore disincentiva l'impiego di tempo,
e che invece probabilmente dovrebbe essa stessa diventare oggetto di valutazione, perché sarebbe un modo da parte delle comunità scientifiche di costruire una seria riflessività su se stesse. Chiudo qui e eventualmente mi riservo, se avremo un altro minuto, di parlare di didattica. Grazie. Grazie tante, Maria Carmela, scusami per la pressione, ma necessariamente ricevo pressioni dalla regia, come si dice, e quindi devo trasmetterla ai componenti del panel. Io credo che abbiamo pochissimi minuti e dobbiamo chiudere. Volevo però chiedere alle persone che sono intervenute se hanno per caso delle domande magari velocissime da porre, altrimenti non credo. Altrimenti, siccome non vedo domande, non vedo neanche richieste in chat, altrimenti credo che dobbiamo avviarci verso la conclusione senza poter riprendere i numerosissimi spunti che sono stati fatti. Devo dirvi però che noi pensiamo che questo incontro debba avere un qualche forma di follow-up. E a chiusura proprio di questo nostro incontro volevo darvi due punti di vista che diciamo che sono quelli che mi hanno spinto, che ci hanno spinto con Carlo anche a parlare di queste cose con voi. Noi riteniamo che sia urgente ripensare i quadri concettuali con cui si valuta la famosa performance. Noi siamo ossessionati in tutta la valutazione da questo discorso della valutazione della performance. Ebbene, che cos'è la performance dopo la crisi provocata dal Covid? Questo è l'approfondimento importante. Allora, rimaniamo con l'idea che l'approccio di stampo liberista che concentra l'attenzione su una qualità esemplificata attraverso il raggiungimento di standard e di prestazioni sempre più elevate rimanga là. Cioè non, secondo me, non pensiamo di riformare il mondo. Accettiamo questa realtà ritualistica e burocratica che rimarrà più o meno tale, ma domandiamoci se non sia necessario cominciare a tener conto nella valutazione della capacità di resilienza non solo dei sistemi, perché si parla sempre di resilienza dei sistemi economici, sociali, territoriali, ambientali, ma anche di resilienza delle organizzazioni e delle istituzioni che vivono all'interno dei nostri sistemi. Quindi, in sostanza, non tanto una misurazione di quanto competitive siano le organizzazioni. Questo, secondo me, è una linea abbastanza presente in tutti i vostri interventi, ma quanto siano capaci di assorbire, superare e rispondere a uno shock esterno. In una prospettiva quindi di valutazione non statica ma dinamica, se noi parliamo appunto di importanza di cambiamenti nella valutazione della programmazione, di valutazione della governance, della produttività scientifica così esplosa, questo fenomeno di esplosione della produttività scientifica, che senso ha, che ragione ha? Perché sapevamo già che gli ricercatori italiani, assolutamente ragione Francesco, i ricercatori italiani sono sempre stati molto produttivi e sul piano internazionale. Il paradosso italiano è quello: poche risorse e un'altissima produttività, ben conosciuta da chi studia fenomeni di scienza e tecnologia, ma la produttività generata dal Covid ha una direzione diversa, ha dei costi diversi in termini per esempio di ineguaglianze, e quindi una prospettiva appunto che sia, ripeto, di tipo dinamico, per capire i processi. La performance non deve essere valutata rispetto al raggiungimento di un obiettivo predeterminato, perché in realtà, e questa è la domanda un po' più generale sulla valutazione, forse occorre ripensare un approccio valutativo che è incentrato esclusivamente sul controllo e sulla formulazione di un giudizio del se quanto un obiettivo e risultato sia stato raggiunto. Questo è stato oggetto di un specifico approfondimento che abbiamo fatto in AIVE, anche con l'intervento di Nicoletta Stame, perché ha una valenza, ripeto, che va al di là del singolo settore dell'università e ricerca. E quindi una valutazione che vada a guardare la capacità di ripresa
a fronte di un evento imprevisto e avviare la transizione verso un nuovo equilibrio. Se il Covid ha fatto una radiografia delle fratture esistenti, come non solo ha fatto un'evidenziazione delle fratture esistenti, ma le ha anche accentuate, perché le ha accentuate in realtà. Quando noi parliamo di diseguaglianze e di squilibri, parliamo di questo. Allora ci domandiamo ci dovremmo domandare come valutatori anche quale sia stata la capacità di risposta delle organizzazioni anche attraverso quella che si chiama in teoria politica l'imprenditorialità istituzionale, cioè la capacità di introdurre cambiamenti non isomorfici negli assetti interni, superando l'inerzia istituzionale e favorendo appunto la transizione. E questo è importante nelle università anche rispetto al discorso che Maria Carmela ha brillantemente, secondo me, introdotto della riflessione interna alle comunità epistemiche. Quindi che non sono solo le comunità disciplinari come tali, non sono solo le discipline, i settori scientifico-disciplinari, ma sono l'insieme dei soggetti accademici, ma anche non accademici, che fanno riferimento a un determinato field. Questo è per noi un ragionamento complesso che ci chiama non solo a fare un ragionamento di tipo pratico, cosa dobbiamo fare, ma a avviare un percorso di ricerca e di riflessione su questi aspetti, ognuno per il suo taglio particolare, ma con questo filo rosso che ci unisce. Non c'è più tempo, io vi ringrazio tantissimo per la vostra partecipazione, vi ringrazio per il contributo anche a nome di Carlo, ovviamente, per il contributo veramente importante e pensato di quello che avete detto, e appunto speriamo di poterci sentire per un follow-up di questa tavola rotonda. Grazie molte. Ciao.